Ciao Simona, oggi sono sola. Ciao, ma Squaletto dove è andato? Ma lui per combattere il caldo e l'afa è andato a farsi un bagnetto nell'oceano. Ah, beato lui! E tu cosa fai? Aspetto che torni, così poi mi racconta com'è andata. Ma no, per il caldo, dicevo, cosa fai? Vuoi vedere cosa faccio io? Ciao amici, per me è veramente troppo il caldo, intendo. Il corpo umano non è costruito per sopportare così a lungo condizioni estreme e il caldo e l'afa sono ancora più difficili da sopportare del freddo. Ma davvero? Beh, sì, per me di sicuro. Avete mai notato che le zone più popolate al mondo sono quelle temperate, vicino al mare? Non è un caso. Ma anche in queste zone, e anche in Italia, le temperature stanno diventando alte, altissime, troppo alte, e noi non siamo abituati e nemmeno acclimatati. Non serve che ce lo ricordi, Simona. E invece sì, bisogna sapere che il caldo e l'umidità non danno solo fastidio, ma creano anche disturbi come stanchezza, perdita di liquidi nei tessuti, disidratazione, gonfiore, mancanza di concentrazione e a qualcuno viene mal di testa. Vi è mai capitato? A me sì. Anche a me. Allora qui ci vuole una strategia e come sempre iniziamo dalla tavola. Prima di vedere insieme quali alimenti scegliere per combattere meglio il caldo, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Siete pronti a conoscere le giuste scelte a tavola per stare sempre bene nei mesi estivi, nonostante il caldo? Sono 8 consigli, come sempre semplici ma efficaci, e da mettere tutti in pratica. E in più una strategia finale per farli funzionare al meglio. Vediamoli insieme. Bene, amici carissimi, sicuramente conoscete già molti di questi accorgimenti, ma forse non li mettete tutti in pratica come capita spesso. E per riuscire a farlo, vi sarà utile questa mia strategia che rende tutto ancora più efficace. Ma sì, Simona, tu come fai? Io faccio così, creo dei veri e propri menù quotidiani anti-caldo, tenendo conto di questi punti. Quindi costruisco colazione, pranzo e cena con i giusti alimenti e sento decisamente la differenza. Provate anche voi, amici, e scrivetemi i vostri risultati nei commenti. Condividete se volete diventare portatori sani di salute e di freschezza. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!